start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Movie House, un gioco appena uscito. Uscirà il 5 di aprile, voi lo vedrete quando sarà già uscito, al momento non so dire ancora il prezzo. Il nome completo è Movie House The Film Studio Tycoon e no, ve lo dico subito, non è un nuovo The Movies. È più un qualcosa di simile a Mad Games Tycoon, dove noi amministravamo la nostra software house mettendo a lavoro i vari scrittori, programmatori, ingegneri, insomma. E qua facciamo la stessa cosa con i film. Cercherò di essere abbastanza veloce e sintetico facendovi vedere quello che io ho scoperto. Vi mostrerò l'inizio e poi vi mostrerò quanto poi il gioco ha da offrire per quanto riguarda almeno le prime parti. Il gioco è strutturato in questo modo simpatico che ci fa vedere un po' come una miniatura, insomma, il nostro set. E per quanto riguarda l'inizio, noi abbiamo uno studio molto molto base. Produrremo degli indie e la chiamo così perché ho l'altra partita che vi farò vedere dopo. Con selezioniamo il logo, abilitiamo il tutorial e cominciamo. Quello che abbiamo da fare ora è cliccare sulla roulotte e assumere uno scrittore. Lo scrittore ha due peculiarità, ha la creatività e il lavoro, insomma il craft, quello che è in grado di produrre. Sono diversi ogni volta, io tra l'altro mi piacerebbe fare questa, ok, assunta, e poi dovremo metterlo a scrivere un copione in modo che nel mio script possiamo decidere, e poi via via qui la storia sarà importantissima, perché il genere, diciamo, sarà importantissimo soprattutto in ambito di ricerca, perché potremo, come in Mad Games Tycoon, ricercare nuove cose. Allora, lo chiamerò The Void Knight, il cavaliere del vuoto. Ok, possiamo scegliere se un lavoro veloce con un 85% di qualità, un 100%. Io gli dico prendi più tempo e fammelo di qualità. Aggiungiamo lo scrittore, la scrittrice in questo caso che abbiamo scelto, e la mettiamo a lavorare. Ora, quello che noi possiamo fare, lei intanto sta lavorando, non finisce qui, perché in corso d'opera potremmo mettere, vedete come in questo caso, inserire delle scelte. Possiamo settare un luogo, un eroe e un cattivo. Allora, praticamente possiamo metterla in una scuola magica, in una base lunare, una Dreamland o in Justin Turner. No, facciamo una magia. L'eroe è un re, un solitario, un detective o un mago. Il cavaliere è sicuramente uno. Ok, e il cattivo sarà una minaccia sconosciuta, un bambino cattivo, una creatura enorme o un bullo. Noi mettiamo una creatura, completiamo. A questo punto lei inizierà a scrivere, poi probabilmente ci sarà ancora un'altra interazione. Qua in alto vediamo che siamo in perdita assoluta, perché ovviamente non abbiamo film. I film poi, una volta prodotti, li metteremo, li pubblicizzeremo ai festival e poi li venderemo o cederemo i diritti. Vi faccio vedere questa prima parte di gioco e poi passerò alla mia partita, perché è un gioco che sembrava aver detto tutto dopo la prima mezz'ora, ma in realtà non è proprio così, perché il gioco si evolve e spero un domani poi magari lo tradurranno anche in italiano, chissà mai. Intanto ci sono delle notizie, si possono andare a vedere, vedete nei menu, adesso vi faccio vedere. Qua abbiamo le notifiche, appunto, qua niente, qua abbiamo gli andamenti vari finanziari e qua abbiamo invece, eccolo qui, il box office con tutti i film in uscita. Viene generato in automatico anche la locandina della, questi sono con tutti i relativi incassi. Ovviamente, ecco, adesso vi farò vedere perché qua ne sappiamo di più. Vediamo che possiamo produrre il copione con un punteggio abbastanza bassino. Vi dico che la mia prima partita andò meglio. Il copione può avere anche dei tratti che in questo caso non ha. Come ad esempio un copione può essere, diciamo, versatile per più film, quindi può essere riadattato per più film, e questo è un vantaggio. Ci ha aumentato la ricerca, quasi un punto,
ha fatto aumentare di poco il livello della nostra scrittrice e ci ha fatto guadagnare pochissima esperienza nel genere fantasy. A questo punto il gioco ci, non l'ho fatto prima perché sennò ci costava, ci obbliga, come giusto che sia, ad assumere un regista, e un regista lo voglio assolutamente equilibrato perché dobbiamo fare un bel film. Quindi questa è brava, ma voglio prendere equilibrata 7-7, e il regista sarà Paul Hodge. Lo assumiamo 7-7, che è equilibrato, e lo mettiamo subito in produzione del film. Qua capirete quanto è importante sviluppare poi le varie, sia dal punto di vista economico sia a livello di ricerca, perché in questo caso stiamo parlando di un film, un cortometraggio, perché un indie, quindi un film emergente, insomma piccolino, piccola produzione indipendente, 75.000, piccolo 1 milione, medio 15 milioni, 65 milioni un film grande, grosso, e un blockbuster 125 milioni. Noi facciamo un cortometraggio, gli dico prendi più tempo di quello che ti serve, non abbiamo fretta, fallo bene. Il director è lui e produciamo, ma non è finita qui, perché poi arriveranno anche gli attori e gli attori prenderanno una parte importante. Ovviamente noi possiamo zoomare e ci fa vedere la scena del genere che stiamo registrando, ma non ci sono ancora gli attori, quindi stanno pianificando un pochino tutto adesso. Poi qua vedete abbiamo la ricerca, adesso non ce n'è ancora, non abbiamo ancora punti da spendere, ma possiamo aggiornare il nostro studio. Infatti, come vedete dagli screen su Steam, questo cambia radicalmente, che poi alla fine è un, diciamo, un set in miniatura. Allora, il total budget per il casting, ovviamente possiamo scegliere questo o questo, ma ovviamente qui andremo a finire i soldi, quindi ne facciamo D e iniziamo il casting e andremo a scegliere i due attori principali. Al momento in un cortometraggio mi fa scegliere i due attori, probabilmente andando avanti diventerà molto più profonda la cosa. Accelero un pochino il tempo in modo da non farvi attendere. Intanto noi potremo ottimizzare facendo scrivere alla tizia un altro copione. Infatti io adesso, che se cliccassi qui, gli direi di farmi un altro fantasy, The Void Knight 2, sempre un fantasy, mettici più tempo di quello che puoi e scrivilo tu, giustamente non ne vedo altri. Intanto la regista ci richiama per sottoporci il, diciamo, l'attore principale e il supporting. Allora, l'eroe sarà... Cavoli, sono bravi questi però, eh? Lei lavora meglio però. La protagonista sarà Verna Drake, quindi una solitaria, e in suo supporto ci sarà Richard Holloway. Ricordatevi questi nomi che potrebbero diventare famosi, in quanto diventeranno famosi, magari saliranno di livello. If cast as a support actor... aspettate un po'. Se mettessi lui invece... No, metto lei. Perché credo che crei del disagio al regista. Allora, iniziamo. E vedete, adesso se noi zoomiamo li vedremo a breve. Ok, eccoli che compaiono con il tema magia. Molto banale, insomma, niente di... Però... Intanto lei sta scrivendo il copione nuovo del film successivo e noi intanto stiamo... Ok, qua ci danno altre informazioni, qua potremmo decidere il budget, allocare il budget. Quindi possiamo mettere design, effetti speciali e supporting cast. Io metterei così. No, così. E così. Dai, faremo un film tutto effetti speciali. Intanto qua ci sta chiedendo altre info. La facciamo il 2. Il primo è ambientato in una scuola di magia, in una fogna, in un hotel, no, in un libro. L'eroe è un mago, ancora un mago, sì. E il villain è Scrooge, è un avaro. Evil Gypsy, che non so cosa sia, ma va bene. Intanto il film continua, la sua produzione sta crescendo di valori. Non è altissimo, dico la verità.
Ma anche il copione non sta andando proprio gonfie vele. Dovremmo fare 6-6 per farlo come prima, se non migliore. 4-4. Il film sta andando discretamente bene, invece. 5-5. Vediamo se ce la fanno o no. Non l'ho presa bravissima la scripter qui, però vabbè. Il film non mi lamento. Il copione è esattamente identico. No, 7-7 c'è un miglioramento. Quindi ora andiamo a vedere. Abbiamo scritto il copione del secondo film, che dovrebbe essere il best. Perfetto. Siamo andati avanti. Fantasy, abbiamo migliorato il fantasy non tantissimo, mentre il film è pronto. Il film lo abbiamo finito. Ah, mannaggia, non sono riuscito a farvelo vedere perché ho saltato, credo. Ok, c'è un problema sul set. Abbiamo bisogno di tagliare tra due attori che parlano, ma abbiamo dimenticato come. La cosa interessante è che noi possiamo scegliere quale tecnica utilizzare, oppure spendere 5.000 e farcelo consigliare da un esperto. Io... To cut, tagliare tra due attori che stanno parlando, ma ognuno diventerà ok. This call for a shot reverse shot. No, sequence shot. Ok, ho scelto io. Perfetto, questa è molto bella come cosa. Mi ricordo la prima volta l'avevo chiesto a un esperto, avevo speso 5.000, stavolta li risparmio. Comunque, intanto il film non sembra neanche malissimo. Vediamo com'è venuto. Vediamo se ha fatto il miracolo. La produzione è stata completata. Void Knight è stato prodotto. Abbiamo fatto un bel punteggio, ma sarà da confrontare con i film futuri. Non ci sono tratti. Completiamolo. E quindi a questo punto noi possiamo guardare cliccando qui possiamo distribuire il film. Abbiamo il film. Non ci sono studi, perché siamo uno studio sconosciuto, quindi al momento possiamo entrare in un film festival o approcciarci a chi distribuisce spendendo però 25.000. Quindi in questo caso andiamo a vedere il festival, questo qui del film, entriamo spendendo 5.000 e partecipiamo con il nostro filmaccio. Ok. The Void Knight. Il festival giudica e vuole saperne di più sul tuo film. Evidenzia la storia, parla dell'uso. No, evidenzia la storia è una figata, fotonica, veramente bella. Ok, il festival mostrerà il tuo film per un mese, guadagnerai extra buzz dagli ospiti. Dopotutto, i giudici decideranno il vincitore. Ok, vincere o perdere un festival può influenzare il morale. Perfetto. Intanto possiamo vedere la sua felicità. E adesso poi vi farò vedere anche un'altra cosa perché è molto interessante, perché il gioco sembrerebbe tutto così, ma in realtà non lo è e va esplorato. Adesso no. Allora, vabbè, adesso ci viene detto di andare sulla research. Allora, cliccando sul nostro, possiamo andare in vacanza o licenziarlo, vedere le sue statistiche, aumentargli la paga e vedere la sua stanchezza. Possiamo andare qui e produrre il film di Void Knight 2. Il budget è poco, prenditi più tempo, il director è sempre Paul Hodge e lo iniziamo a produrre. Intanto voglio vedere se il festival ci dà già la premiazione. The Void Knight. Ok, vedete che il tempo passa. La prima siamo arrivati terzi. Io la prima partita che ho fatto sono arrivato primo. Quindi tecnicamente adesso noi guadagneremo dei soldi. Perché? Perché andando qui facendo distribute potremo scegliere che cosa fare. Se il distributore, vabbè, in questo caso ci pagano 59.000, disegneranno loro la locandina. O questo invece i diritti di distribuzione teatrica. Ok, meno. Boh, non lo so, non ho mai capito la differenza, ma io scelgo questo e vendiamo il film e otteniamo una barca di soldi. Questa è la locandina che è stata scelta con i relativi punteggi. Non altissimi, vi dico, la mia prima partita è stata molto più proficua.
non aveva molto successo questa cosa del protagonista solitario e la creatura gigante, e ci vengono dati i commenti. Inglese comprensibilissimo per chi volesse magari sottolineare il fatto che non è in italiano, che è una vergogna e tutto il resto. Allora, adesso io voglio uscire dal menu principale perché vi voglio far vedere l'indie film. L'indie film è la mia prima partita dove, vabbè, adesso non stiamo, credo, registrando nulla, mi pare. No, stiamo lavorando un film, adesso poi vi faccio vedere. Posso assumere gli attori, che sono molto bravi anche loro. Stiamo girando un film, non mi ricordo più di cosa. Però abbiamo i vari film qui. Abbiamo Take Off 2. Ci hanno dato i voti. Questo è andato molto male, questo film qui. Il primo invece andò molto bene. Ed era un film comunque su un universo di portali, un astronauta, il principale come nemico. E adesso stiamo producendo Grand Theft Bike, ma abbiamo fatto il nostro primo film che è Take Off 1. Vabbè, intanto abbiamo la ricerca. Adesso vi faccio vedere perché è molto interessante. Possiamo migliorare le varie cose, a ricercare generi nuovi. Vedete, è tutto a scalare, quindi qui io posso andare e ricercare un genere. Voglio fare il western. Beh, si va avanti con gli anni, insomma, siamo negli anni 80, quindi si parte negli anni 80 e insomma si va avanti. Però non ho ancora punti, mi sa, perché devo fare crew. Vabbè, adesso non ho punti da spendere. Però la cosa che volevo farvi vedere, così in conclusione, è il fatto che io adesso metto in pausa il gioco. Allora, prima di tutto, cliccando sul nostro regista, possiamo andare a fargli del training, ma soprattutto andare ad amministrare le sue caratteristiche, quindi andare a spendere punti, facendolo diventare magari un regista di B Movie Director, adesso che è un D, mi pare. Possiamo andare a farlo diventare una sorta di fargli diventare delle opere d'arte, i suoi film. Un tocco astratto, insomma, le cose un pochino più sovietiche, insomma, e dargli dei bonus vari. Oltre che fargli appunto il training. Mentre la cosa più curiosa è questa: noi assumiamo una crew, ne ho assunta una, la seconda crew ci costa un botto, quindi mi tengo la prima. Possiamo mandarla a fare delle cose diverse. Possiamo fargli fare un location scouting, quindi fargli vedere delle varie location che potrebbero essere prese in considerazione per dei film. Lo studio backlot non so cosa sia, e props department sarà anche questo da esplorare, perché possiamo creare una proposta di vari generi e creare una sorta di lavoro di gruppo, insomma, cercando un tema o un qualcosa. Io voglio vedere questo. Lo scouting va e fa la scansione, diciamo, della zona. Adesso sono andati lì, vediamo se riesco a avviare. Ok, accelerare un pochino. Aspettate che qua ha bisogno di vabbè, lasciamolo equilibrato. Ok, voglio vedere cosa sta facendo. Ok, sta scansionando. Ok, perfetto. Però anche solo il fatto di poter fare manage e andare a focalizzare il nostro scrittore sull'arte della scrittura o sul metodo di lavoro è molto importante, perché poi ne avremo più di uno, potremo decidere quale utilizzare, uno piuttosto che l'altro. Insomma, la crew 1 ha trovato una nuova location. Questa è una figata, perché non me l'aspettavo, pensavo di aver visto tutto del gioco, in realtà no. Abbiamo trovato una capanna del taglialegna che potrebbe essere una location interessante, e a questo punto possiamo creare il set spendendo 25.000. Quindi noi adesso abbiamo costruito, guardando quell'ambiente lì, abbiamo costruito un set apposta per noi. Quindi ragazzi, il gioco non è dei movies assolutamente, perché lì dovremmo sbatterci di più, organizzare, fare tutto. Nel vecchissimo dei movies potevamo registrare addirittura l'audio e fare noi il doppiaggio, registravamo noi fisicamente il film. Sarebbe bello un gioco del genere. Ma qua veramente potete andare in giro, mandare in giro la vostra crew a scoprire le varie location.
e via via andare a ricostruire dei set. E quindi questo non so cosa sia, vedete, romantic, mysterious, romantic e dramatic, create. Non so cosa stiamo facendo, ma stiamo facendo un brainstorming magari di idee. Però insomma, adesso qua abbiamo completato ormai il nostro film e tecnicamente dovremmo aver costruito il set per la location. Quindi ora la produzione è completa. È stato un bel film, una bella produzione, credo. E vedete che questo ha dei tratti, questo film. Praticamente ha un potenziamento dell'attore, degli attori. E questo è un si presta per più film, insomma. Completa. Perfetto, abbiamo completato, quindi a questo punto dovremo andare nuovamente al festival. Allora, ce ne mancano ancora tanti giorni, quindi non possiamo sbloccare una nuova ricerca. Quindi a questo punto possiamo andare a scoprire questo. Non, perché non me lo fai fare, però? Nuovo genere. Ah, no, nuovo genere. Gli indie movies, il prossimo, ok. Ricerca un genere. Vuoi fare fantasy? No, non posso. Nell'altra partita avevamo. Beh, intanto posso andare a far scrivere il tizio qui. Western, sì, no, allora l'ho ricercato. Ok, perfetto. Il lago desertico. Prendi tempo, scrivilo tu, che sei un bravo scrittore, hai fatto dei bei lavori, quindi niente da dire. Abbiamo anche quella location di quella cabina, insomma. E vedremo anche come usarla come location. Posso mandare. Ah, hanno fatto la proposta. Potion on Timely Demise. Non so cosa sia. Ah, ogni proposta può essere usata per uno specifico genere o film. Dovresti provare a appropriare le appropriate proposte al set. Perfetto. Quindi andremo sempre più a costruire delle cose. Ah, eccola qua. Eccola qua. Aspettate, metto in pausa così lo vediamo. Qui sono i backlots, quindi le location che abbiamo fatto. E possiamo andare a mettere anche questo, a mixare insieme questa proposta, questo brainstorming che abbiamo fatto. E poi possiamo. Vabbè, abbiamo scelto questo. Upgrading. Ah, ok, interessante. Un mese di costruzione. 15.000. Interessante. Molto interessante. Perché praticamente qua abbiamo altri. No, ma noi abbiamo questa. Perfetto. Possiamo costruirla. No, in realtà lo stiamo aggiornando insieme alle idee. Vabbè, il gioco sembra essere davvero intrigante. Non so dirvi che prezzo, ma non dovrebbe uscire, almeno da quello che ho visto, in Early Access. Quindi il gioco sembra davvero interessante, perché la versione è 1.2.2, quindi insomma, sono le lingue. Non sarebbe male in italiano, semplicemente perché ci sono dei testi a legge, ma come avete visto non è molto molto difficile. Ragazzi, attendo vostri pareri su quello che pensate di questo titolo. Lo aspettavate? Insomma, vi può piacere il genere? Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao!